Buongiorno a tutti e buon 5 marzo 2021. Oggi siamo venerdì, è quasi finita la settimana e possiamo dire Signore grazie perché fin qui tu ci hai aiutato, ci hai salvato, ci hai protetto e anche oggi ci hai dato la vita, gloria a Dio. Questa mattina leggeremo due versetti della parola del Signore che dicono così: io ho chiesto due cose, allontana da me vanità e parola bugiarda, non darmi né povertà né ricchezze, cibami del pane che mi è necessario, perché io, una volta sazio, non ti rinneghi e dica: chi è il Signore? Questo testo è tratto dal libro dei Proverbi, capitolo 30, i versetti che vanno da 7 al 9, e il titolo di questa meditazione è questo: una bella preghiera. Meglio essere ricchi e sani che poveri e malati. Si dice così di solito, è vero? È chiaro che la vita sulla terra è più facile per chi è benestante e in buona salute. Ma il libro dei Proverbi ci riporta una preghiera che non rispecchia questo modo di pensare. È la preghiera di Agur. Egli si presenta come più ignorante di ogni altro, senza l'intelligenza di un uomo. Ma chiede a Dio di dargli, finché è in vita, due cose a cui tiene molto. La prima non è una buona salute. La sua richiesta è questa: allontana da me vanità e parola bugiarda. Agur sente il bisogno di essere da Dio preservato dal male perché diffida di se stesso. È quell'uomo che si sente ignorante e senza intelligenza, però ha capito che temere il Signore, questa è saggezza. Fuggire il male è intelligenza, proprio come è scritto nel libro di Giobbe, capitolo 28, verso 28. La seconda non è la ricchezza. Egli chiede: non darmi né povertà né ricchezze, perché teme che la povertà possa indurlo a maledire Dio e la ricchezza a dimenticarlo. Il mondo in cui viviamo non conferma forse che Agur aveva perfettamente ragione. Molti poveri considerano Dio il responsabile della loro condizione e molti ricchi vivono senza di Lui. Con la sua preghiera, Agur dimostra di avere dei valori molto più nobili, molto più sicuri di quelli sui quali si fonda la nostra società. Egli ha Dio come fondamento, come riferimento, valuta tutto in rapporto a Lui. Ecco ciò che rende quell'uomo mirabilmente saggio e intelligente: la sua anima è in buona salute ed è ricco davanti a Dio, proprio come è scritto nel Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 21. Ritornando al titolo di questa meditazione, una bella preghiera. Agur, effettivamente, come abbiamo detto, non innalza una preghiera lunghissima, ma una breve preghiera concisa che tocca il cuore di Dio. Addirittura porta Dio a far scrivere questa preghiera nel libro dei Proverbi, nel libro dei libri, nella Bibbia, un libro ispirato e scritto per mano dello Spirito Santo, ovviamente attraverso gli uomini, ma per mano dello Spirito Santo. Quindi questa preghiera ci vuole insegnare qualcosa. Non so cosa hai potuto apprendere tu da questa meditazione, ma ciò che ho appreso io è questo: Signore, non darmi il di più di quello che posso avere, ma come dice quella meravigliosa preghiera che insegnò Gesù, Signore, il pane quotidiano, anche oggi, il necessario, quello che serve per la mia vita, quello che serve per la mia famiglia, ma in modo particolare ciò che serve per la mia anima. Detto questo, io ti saluto, ci vediamo domani al solito appuntamento con il calendario cristiano 2021, il buon seme. Dio ti benedica e ti faccia prosperare secondo la sua volontà. A domani, Shalom!